Benvenuti. Parleremo in questo video delle schermate blu di sistema. La schermata blu, introdotta fin dalle prime versioni di Windows, sta ad indicare un errore critico di sistema, errore a livello hardware o semplicemente a livello software. Quando vi si presenta una schermata blu, il dato fondamentale è il codice di blocco, che potrete subito ricercare su internet, per maggiori dettagli sull'errore ed eventuali soluzioni. In Windows 10, potete anche notare un codice QR che, se scansionato, vi riporta ad una pagina nel sito della Microsoft, dove si spiega la causa e la soluzione all'errore. Sopra i codici, come potete anche vedere in video, appare una percentuale di caricamento, sta ad indicare che il sistema sta scrivendo il file di dump sul disco, che ci servirà in seguito per ottenere maggiori informazioni sull'errore. Spiegherò in descrizione cos'è e come aprirlo. Purtroppo il sistema, di default, si riavvia al verificarsi della schermata blu, non permettendoci la lettura di tale schermata. Per evitare ciò, ci basta fare clic con il tasto destro sull'icona a computer, per poi spostarci su proprietà. Clicchiamo ora sulla voce proprietà di sistema avanzata, per poi cliccare sul pulsante impostazione sotto la voce avvio e ripristino, nella scheda avanzate. Ora ci basta togliere il segno di spunta dalla voce riavvio automatico, per poi applicare le modifiche premendo OK. Qui potete vedere anche quello detto prima, ovvero il percorso dove il sistema salva il file di dump. System root corrisponde al percorso della cartella Windows. Sfortunatamente, esistono una svariata quantità di errori che causano una schermata blu, non sto qui ad elencarli tutti, ma se la ricerca del codice di blocco non ha portato alcun risultato, potete trovare la causa dell'errore in svariati modi. Primo metodo che vi consiglio è di fare un avvio selettivo del sistema, tramite l'utility MS Config. Stessa cosa possiamo farla per i servizi o di programmi all'avvio, per poi applicare le modifiche, riavviare il computer, e verificare se la schermata blu non si ripresenta. In tal caso l'errore era in ciò che abbiamo disattivato. Ovviamente, tutto ciò è meglio eseguirlo in modalità provvisoria, spiegherò in descrizione come fare. Se la schermata vi si presenta dopo l'aggiornamento di sistema, vi basterà disinstallare l'aggiornamento. Per fare ciò, apriamo impostazione o il pannello di controllo, rechiamoci su Windows Updates, clicchiamo sulla voce cronologia aggiornamenti, per poi cliccare su disinstalla aggiornamenti. In Windows 10, possiamo anche ripristinare il sistema ad una versione precedente o reimpostare la macchina. Come metodo alternativo, potrete eseguire un controllo di integrità dei file di sistema, correggere l'errore delle librerie di sistema e ricaricare quelle assenti. Per fare ciò, inseriamo il CD di installazione di Windows, apriamo il prompt dei comandi come amministratore, ed inseriamo il comando mostrato in video. Per qualsiasi altro consiglio, o per saperne di più su quello appena detto, troverete maggiori informazioni in descrizione.